10:31 minuti e 30 secondi, ben trovati da Francesca e Romana Ceci, siete su Rai Radio 1, benvenuti a Wannabe, il programma nel quale cerchiamo di raccontare le nuove generazioni con i loro sogni e progetti per il futuro. Forse pochi sanno che in Italia 7 ragazzi su 100 tra i 14 e i 25 anni sono giovani caregivers. In tutto quasi 400.000 adolescenti o poco più che si occupano di un familiare, genitore, fratello, sorella, nonni con una difficoltà fisica o mentale, con un carico di responsabilità enorme per la loro età. Già la figura in sé di caregivers familiari ha poca visibilità. Da anni ci si batte per un riconoscimento, per una legge che li tuteli. L'Italia è stata anche condannata nel 2022 dalle Nazioni Unite perché non ha appunto riconosciuto lo status sociale e i diritti di queste persone. Ad ottobre è stato istituito un tavolo tecnico per dare una cornice normativa al ruolo dei caregivers. Ogni tanto qualche notizia che li riguarda, una bozza di legge in Sicilia a tutela di queste figure, una polemica in Lombardia per il taglio di risorse a chi assiste persone con disabilità gravissima per spostarle sui servizi, e in tutto questo i giovani caregivers sono davvero invisibili. Oggi proviamo a raccontarli. (335) 699-2949 il numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp e messaggi audio, e proviamo a farlo con Stefania Buoni. Buon pomeriggio, ciao Stefania. Buon pomeriggio a voi. Cofondatrice e presidente dell'associazione COMIP, figli di genitori con un disturbo mentale, un'associazione che nasce 6 anni fa. Dalla tua esperienza personale di giovane caregiver, Stefania. Sì, esatto. Diciamo che la consapevolezza di essere stata una giovane caregiver non l'avevo da adolescente, l'ho avuta praticamente da adulta, dopo i 30 anni, perché diciamo quando comincio a cercare informazioni online per aiutare insomma la mia famiglia in altre lingue, per vedere se trovassi delle risorse, e su dei forum stranieri ho trovato le testimonianze per la prima volta scritte dal punto di vista di figli survivors. Nel caso particolare poi della salute, ecco, survivors, i sopravvissuti, perché, sì, perché i giovani caregivers sono dei sopravvissuti, diciamo in modo particolare. La nostra realtà poi, come avete già accennato, racconta uno dei piccoli frammenti del mondo giovane caregiver, che è molto ampio e variegato. Il nostro caso si concentra soprattutto su chi ha genitori con disturbi psichici, e quindi non tutti i figli sono anche giovani caregiver, dobbiamo specificarlo. Parliamo anche di bambini adolescenti che non hanno il ruolo classico che si intende di cura per il familiare che magari ha una patologia fisica, ma che vivono magari delle situazioni in cui si trovano ad avere delle responsabilità anche di carico emotivo, di preoccupazione, o magari momenti in cui il genitore non è in grado di provvedere alle faccende domestiche o ai fratellini più piccoli, e quindi lo si diventa involontariamente, ma c'è il tabù che è ancora più grande sulla salute mentale, e questo porta all'invisibilità amplificata, perché non si può certo facilmente dire in giro: mia mamma ha una psicosi, o mio papà sente o vede cose che non esistono, c'è una depressione. Quindi noi lavoriamo molto sul togliere questo stigma sulla salute mentale e sull'investire maggiori risorse pubbliche in servizi psicosociali che aiutino i ragazzi e le famiglie, ma in primis, se il mio papà e mia mamma sono aiutati, decade in gran parte il carico che ho io. Quindi principalmente lavoriamo su questo, quindi su cercare che ci sia insomma la possibilità di un aiuto dall'esterno per poter sgravare da quel peso i figli che si trovano in queste condizioni. Tra l'altro tu hai scritto anche un libro, Figli quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, proprio per diffondere, per una sorta di istruzioni per l'uso, di manuale, perché chi come te si può trovare in una condizione, in questa situazione improvvisa. Sì, esattamente, infatti quello che poi appunto il tabù crea, io dico spesso che non è soltanto e solo la malattia mentale in sé il problema, ma questo stigma, questo tabù, perché chi ha un disturbo mentale, a causa della cultura che ancora permane su questi disturbi, non è considerato, non ha lo stesso rispetto, la stessa dignità di una persona che ha un disturbo fisico, come se fosse colpa sua, come se venisse colpevolizzato. Poi c'è anche un discorso delicato da fare, e quindi se io sono figlio e c'è questo stigma intorno, se io racconto alcune cose fuori, non è detto che io possa incontrare comprensione o fiducia, e si rompe comunque anche quella sicurezza che io ho, perché io ci vivo con quei genitori. Quindi dire cose delicate in giro, se dall'altra parte non c'è una persona preparata, capace di capire e accogliere, perché siamo un ragazzo che va a scuola,
magari ha un calo di rendimento scolastico perché ha delle preoccupazioni, ha vissuto dei traumi, perché questo non bisogna anche negare che in certe situazioni ci sono dei traumi. Quindi questo libro è rivolto in primis a chi, come me, dagli 11 anni in poi vive queste situazioni, perché è scritto con un linguaggio che può essere compreso a partire da quell'età, ma anche per gli adulti e i professionisti che entrano in contatto con noi. E poi segnalo, ci tengo a segnalare anche My Blue Box, che è una risorsa creata dall'associazione Contatto Onlus, che lavora anche su fasce di età più piccole. Un'altra cosa che è veramente importantissima... Fasce di età più piccole, sì. Perché? Cioè di che età parliamo? Parliamo proprio di bambini anche, quindi in questo caso sono figli di utenti in carico al servizio psichiatrico, parliamo delle realtà di Milano e di altre città italiane, e non sono propriamente giovani caregiver in realtà, ma sono comunque figli di persone con disturbi psichici, e questo portale contiene tantissime informazioni utili per avere dei materiali per diciamo, capire come intervenire in queste situazioni. La cosa che mi premeva dire, perché l'ho passato in prima persona, e ancora oggi a distanza di 20 anni mi scrivono donne grandi o ragazzi, uomini grandi che hanno vissuto questa cosa quando erano adolescenti, che lo stigma porta anche a una maggiore invisibilità quando il genitore non ha consapevolezza di malattia, non è seguito per il proprio disturbo, perché in quel caso sei completamente solo in balia di un disturbo, come ad esempio il disturbo bipolare o il disturbo schizoaffettivo, che presentano degli andamenti ciclici e alternano depressioni o manie, in cui praticamente la persona che ne soffre è a rischio di vita, e a rischio sono anche le persone che ha accanto. E quindi bisogna veramente lavorare per destigmatizzare la salute mentale, cioè deve davvero essere vista come qualcosa che appartiene a tutti, ma in concreto, cioè dobbiamo proprio come società civile attivarci. E il 17 marzo a Roma c'è la maratona, correremo proprio per portare questo tema in mezzo alla gente e farlo uscire dal buio, e quindi trovare tante persone che vogliono con noi cambiare lo stato di cose. Il 17 marzo questa maratona per riaccendere i riflettori. Roma, proprio la maratona ufficiale. Per accendere i riflettori. La maratona insieme agli altri runner, non l'organizziamo noi. Correrete nella maratona. La maratona ufficiale di Roma. Sì. Quindi Stefania, insomma, per accendere i riflettori su questa condizione. Sì, ecco, dalle tue parole emerge una grandissima solitudine. Di chi si trova a vivere questa condizione. E poi volevo chiederti qual è l'impatto. Tu hai parlato della scuola, anche del rendimento scolastico, spesso può portare anche all'abbandono scolastico di un ragazzo, di una ragazza, di un adolescente che si trova questo carico sulle spalle. Allora, diciamo, nel libro poi c'è una parte in cui racconto la doppia faccia di questa realtà, no? Come le due facce della luna, come il disco di Pink Floyd, cioè la faccia scura e la faccia più luminosa. In realtà non tutte le conseguenze sono apparentemente così evidenti. Paradossalmente ci può essere il caso opposto, di qualcuno che si concentra tutto sullo studio e quindi paradossalmente non dà segnali esterni, tiene tutto sotto controllo, va benissimo a scuola, però allo stesso tempo ha dei traumi dentro di sé che poi possono sfociare più avanti negli anni in disturbi di ansia o depressione o comunque burnout o disturbi post-traumatici da stress, perché vivi delle situazioni molto estreme di cui non si può parlare facilmente in giro. Adesso un pochino stiamo cominciando ad aprirci un po' di più come società alla salute mentale, però è ancora un vissuto di solitudine, paradossalmente anche in mezzo ad altra gente, persone che hanno magari tantissime amicizie possono comunque non avere quella possibilità di parlare così facilmente di questi vissuti, e per questo noi abbiamo creato, diciamo, una community online segreta per tutelare la privacy, ovviamente chi ci scrive poi può accedere, per potersi confrontare con altri figli che hanno vissuto questa stessa situazione e trovare una comprensione. La solitudine quindi nasce prima di tutto, io non mi stancherò mai di dirlo, da questo tabù, da questo stigma sulla salute mentale. Dobbiamo partire da lì, e a cascata poi anche appunto far crescere gli investimenti pubblici, perché solamente il 3% ogni anno di denaro pubblico viene investito in servizi di salute mentale, e non è sufficiente assolutamente, e questo crea un carico enorme per genitori, mamme, papà, per figli, e quindi se non andiamo a risolvere lì diventa difficile. Ma la società civile gioca un ruolo fondamentale, perché già una società civile che empatizza, che comprende di più, si mette nei panni, sarà più accogliente, quindi potrà in qualche modo, non dico non può risolvere il problema, ma può attivarsi di più e creare, diciamo, piano piano un cambiamento. È un cambiamento lungo, però dobbiamo iniziare da qui.
Stefania, volevo chiederti altre due cose, insomma, il supporto e l'assistenza di cui hanno bisogno queste persone. Ecco, all'estero com'è la situazione? Poi tu so che vai nelle scuole, incontri i ragazzi, tra l'altro a dicembre avete fatto anche un evento proprio dedicato alle scuole, vite di giovani caregiver, per accendere i riflettori su questa condizione e diffonderla al massimo anche con la programmazione di un film svedese che racconta questa condizione, questa situazione. Ecco, hai incontrato ragazzi che si sono trovati, si sono magari aperti e che hanno raccontato la propria storia. Allora, la situazione all'estero, diciamo che dipende da quali paesi. I paesi anglosassoni, diciamo, forse sono un pochino più aperti per alcuni versi, su alcune cose, e ci sono dei movimenti, diciamo, che sono nati da diversi anni, penso all'Australia, penso alla Gran Bretagna, dove c'è un forte attivismo sui caregiver in generale, i caregiver familiari, sui giovani caregiver. Ma il tabù sulla salute mentale, quello è universale. Devo dire che è proprio una paura forse di tutti noi che abbiamo, no? Perché la malattia mentale implica la perdita di controllo di sé, implica comunque un cambiamento di comportamento, perdita di contatto con la realtà, quindi fa paura, per cui è un po' abbastanza universale. Certo è che comunque come investimento pubblico in salute mentale siamo messi parecchio male in Italia, questo dobbiamo dire. Dovremmo arrivare almeno al 10% annuo, appena 3 scarso. E per quanto riguarda invece le scuole, noi abbiamo pensato di realizzare un evento ogni anno per la giornata mondiale infanzia e adolescenza, che è il 20 novembre, quindi intorno a quella data noi ogni anno facciamo un evento che si chiama Vite di Giovani Caregiver, che utilizza il cinema come strumento per portare questo tema così delicato, che fa così paura, in una forma che fa meno paura. Quindi un film in cui il protagonista è un ragazzo o adolescente o giovane adulto caregiver di una mamma o di un papà con un disturbo psichiatrico. E l'abbiamo fatto quindi nel 2021 e quest'anno con Thinking of Atlantis, scritto appunto da un figlio, quindi chi colui che l'ha scritto è proprio figlio Quindi della racconta città, la sua quindi storia autobiografica. sì, esatto, cioè diciamo ispirato a, non è proprio letteralmente la propria storia, ma è molto vicina. E lo scorso anno invece abbiamo proiettato un altro film, che è La Forêt de mon père, La foresta di mio padre, scritto da Vero Crasborn, l'altro era Simon Spetterger. Il film di questa regista belga dello scorso anno è una figlia adolescente che ha il papà, anche lui, affetto da un disturbo psichico. E sono film che poi in Italia non sono stati acquisiti da nessuna casa di distribuzione, per questo non si trovano. E noi ci siamo proprio battuti per poter portare questi film in Italia per queste occasioni, in cui abbiamo offerto online su My Movies alle scuole gratuitamente, ma anche a tutti gli altri interessati. Ovviamente, essendo stato fatto online, da una parte avevamo la possibilità che più scuole da tutta Italia potessero fruire di questa proiezione del dibattito, però questo chiaramente implica che non abbiamo l'apertura, no, direttamente con noi dei ragazzi, ma sicuramente qualche professore ci ha contattato negli anni per dirci che poi qualche studente, sentito, si è accolto, diciamo, dall'insegnante, si è poi aperto sulla propria situazione. E questo è molto frequente. Ed è un messaggio importante da trasmettere nelle scuole e anche proprio, come dicevi tu, gli insegnanti, perché insomma possono avere uno strumento anche per capire come affrontare e approcciarsi ad una situazione del genere. Grazie Stefania per essere stata con noi. Stefania Buoni, cofondatrice e presidente dell'associazione Comip. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi.